È normale che quando ci arrampichiamo su una scala abbiamo le vertigini. È la stessa sensazione che abbiamo oggi quando consideriamo il mercato azionario e soprattutto Wall Street, non certamente l'Italietta nostra, perché i prezzi sembrano veramente fuori di testa. La verità è che i mesi elettorali negli USA sono tendenzialmente positivi, quindi noi vedremo ulteriori rialzi nei prezzi delle azioni prima delle elezioni americane. Tanto più che oggi abbiamo avuto i dati dell'inflazione che mostrano come l'inflazione retail, consumer retail, è in ribasso per la prima volta dal maggio del 2020 e come invece quella core sia molto più resistente, molto più testardamente resistente. Sta di fatto che anche la disoccupazione sta lentamente aumentando, andando verso quella che è una media storica, e quindi possiamo dire che il quadro generale è impostato positivamente per un ribasso dei tassi. Dagli ultimi informazioni che noi abbiamo ricevuto dalle audizioni di Jerome Powell della Fed, abbiamo visto come lui abbia sostanzialmente indicato che non guarderanno più i singoli dati macroeconomici, ma la tendenza degli stessi. E la tendenza punta a una riduzione dei tassi già a settembre. Ovviamente tutta questa è benzina sul fuoco perché siamo in una stagione elettorale e i tassi finalmente inizieranno di nuovo a scendere. Quindi scommettere su ritracciamenti superiori al 20%, francamente, mi sembra assolutamente un po' azzardato. Ovviamente la situazione va monitorata giorno per giorno. Noi dell'indipendente di borsa abbiamo fatto una promozione per cui assieme a un abbonamento mensile 97 euro vi regaliamo questo libro che io trovo essere uno dei migliori libri del miglior autore, uno dei migliori libri del miglior autore di analisi tecnica, Lawrence detto Larry Connors. È un libro che è stato pubblicato illo tempore da Trading Library, che è sostanzialmente esaurito. Le ultime 40 copie le abbiamo comprate noi dell'indipendente di borsa e ve le diamo in questa promozione iscrittiva che scade il 30 di luglio alle ore 24. Se comprate un abbonamento da 97 euro, vi regaliamo la bellezza di 70 euro di prezzo di questo libro, che è veramente un must per due ragioni. Uno, perché è uno dei più bei libri di analisi tecnica con diverse strategie che si possono applicare direttamente al mercato italiano, strategie di swing trading, quindi di breve termine, e sia perché onestamente io sono un bibliofilo, un libro come questo ha fatto la storia del trading online italiano e tra poco non sarà più in commercio. Se state con me vi farò vedere qualche azione del mercato italiano. La prima azione che vi voglio mostrare è la più amata degli italiani, Unicredit. Unicredit è tornata sui massimi, se mettiamo un mensile, diciamo che la mettiamo in prospettiva, è a 36, ma era 260, quindi diciamo così che c'è ancora spazio per salire, ma è una battuta, nel senso che parliamo della notte dei tempi, parliamo del 2007, quando io avevo ancora i capelli neri. Però tant'è, ha rotto questo massimo, un massimo che era posizionato sostanzialmente a un livello che abbiamo già lambito, quindi abbiamo superato questo livello e tecnicamente dovrebbe puntare a quest'altro livello. So che è fantascienza, ma questa è l'analisi tecnica, poi se ci vogliamo inventare qualcosa di diverso, per carità, sono tutto orecchi, ma dovrebbe arrivare a 91. È improponibile, non lo so. Questo ci dice l'analisi tecnica, quindi Unicredit può tornare a salire per la gioia di chi l'ha comprata al momento giusto. Abbiamo lo stesso pattern su diverse altre azioni, ad esempio Unipol viene segnalata dal nostro Independent Trend Index, azioni esplosive, come il quarto titolo migliore del listino. In questo caso, a differenza di Unicredit, abbiamo avuto un breakout molto più netto, e quindi di nuovo l'analisi tecnica non Tomasini dice che i giochi non sono finiti qua. È chiaro che abbiamo diversi titoli, soprattutto industriali come STM o tecnologici o come Stellantis, che stanno battendo in testa. Stellantis è abbastanza preoccupante, nel senso che se la vediamo sul mensile, diciamo che quella che doveva essere una resistenza che è stata infranta
adesso è diventato un supporto, il supporto è stato rotto, quindi di nuovo siamo tornati su un'altra area importante con delle forti, con dei forti supporti, vediamo se, se resiste, però da qua dire che Stellantis è un titolo forte, sostanzialmente ce ne passa. Altro titolo che piace al popolo della borsa è quello di Leonardo. Se lo guardiamo sul mensile vediamo che siamo in una congestione, quindi sostanzialmente con l'aria che tira nel mondo di guerre molto presumibilmente questa congestione che sul mensile appare per quello che è una congestione stretta potrebbe essere tranquillamente rotta al rialzo e quindi anche in questo caso c'è poco da preoccuparsi se lo guardiamo alla broad picture, come direbbero gli anglosassoni. Per quanto riguarda Ferrari, di nuovo siamo in una congestione. Noi volevamo comprarla sul supportone, l'abbiamo mancata di poco e quindi siamo rimasti attaccati al palo. E contiamo ovviamente di ripetere l'esperienza non appena stornerà e tornerà più in basso. Quando non sapete cosa fare, comprate Ferrari. Ma diciamo la raccomandazione più bella che noi abbiamo fatto nella settimana corrente è stata quella su Nvidia, titolo che sostanzialmente sta puntando verso quei 140 che sono il suo massimo dei massimi e lo fa dopo un bellissimo doppio minimo segnalato in maniera con un buon tempismo. È un'azione ovviamente che è dinamite con una fortissima volatilità e quindi deve essere seguita, non dico in intraday, ma con grande cura. Segnalo un altro titolo americano che mi piace assolutamente perché ha un gap a ribasso che è stato ricoperto dopo una congestione, diciamo, orizzontale di quelle da manuale. Vedete che abbiamo avuto una congestione orizzontale da manuale, abbiamo avuto la ricopertura del gap e non accenna a fermarsi, secondo me dovrebbe fare un altro balzo a rialzo. Ovviamente sono titoli che hanno delle volatilità completamente diverse da quelle delle azioni italiane, bisogna stare all'usta e non sbilanciarsi troppo con dei quantitativi per cui dopo si dice ai 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 mi sono fatto male, quindi da prendere ma cum grano salis. Ovviamente io ricordo a tutti che abbiamo questa promozione con il nostro Larry Connors, che è un libro che ha fatto la storia del trading online italiano e che sostanzialmente ormai è esaurito, abbiamo comprato le ultime 42 copie. Se siete interessati, un mese di abbonamento all'indipendente di borsa per seguire i trade su Nvidia e su Intel in tempo reale e vi regaleremo questo libro. Grazie e alla prossima puntata.